dopo la fallita trattativa che avrebbe dovuto portare al supporto del golpe borghese da parte della Cosa Nostra italiana, i due mafiosi siciliani che dalla massoneria d'oltreoceano sono stati inviati all'uopo, Buscetta e Cicchiteddu Greco, rientrano negli Stati Uniti con un pugno di mosche in mano. Ed appena messo piede negli States, Buscetta viene arrestato sul ponte di Brooklyn al volante di una Thunderbird bianca, arrestato da alcuni uomini dell'FBI che certamente di lui sanno vita, morte e miracoli. Durante il fermo, alcuni personaggi, da lui non ben identificati, non tralasciano di fare commenti sul suo viaggio italiano, dimostrando di sapere non solo come era entrato dalla Svizzera in Italia, ma pure dove si era fermato a mangiare a Catania. Non è la prima volta che Buscetta ha problemi con la giustizia americana. Gli era già capitato quando aveva cercato di diventare residente ufficiale usando la sua falsa identità di Manuel López Cadena. L'operazione era naufragata visto che nel suo paese, il Messico, il vero Manuel López Cadena era nel frattempo diventato una persona definita pericoloso sovversivo comunista. Solo una comparazione delle impronte digitali di Don Masino con un vecchio documento argentino degli anni 50 gli aveva impedito di finire direttamente in galera, lasciandogli in eredità solo grossi problemi con l'immigrazione. Ma questa volta la storia è completamente diversa. All'FBI di avere sul proprio territorio quello che considerano un mafioso implicato nel narcotraffico non interessa. Ora, il nuovo arresto ha portato Buscetta ad una serie di incriminazioni di varia natura, da cui però viene puntualmente scagionato. Scagionato perché viene posta in essere una vera e propria trattativa fra l'FBI e Don Masino. Uno di quegli accordi riservati a criminali, certo, ma di quelli che contano. I termini più o meno sono questi. Se sparisci da qui, puoi andartene dove vuoi. Addirittura gli lasciano 6 mesi di tempo per decidere sulla questione, nonché la possibilità di avere indietro i $40,000 della cauzione versati per la libertà provvisoria. Buscetta decide quindi di tornare in Brasile, dove era già stato negli anni 50. Lascia le due mogli, Melchiorra, sposata come Tommaso Buscetta, e Vera, sposata come Manuel López Cadena, negli Stati Uniti, e raggiunge Rio de Janeiro, dove le attende una vecchia conoscenza, un contrabbandiere napoletano, Carlo Zippo, detto il Barone, con cui aveva lavorato negli anni 50-60 insieme ai marsigliesi. Zippo riesce a trovargli l'ennesimo passaporto falso. Buscetta trova in Brasile il Bengodi, sia per quello che concerne la vita mondana, che tanto gli era costata nel suo periodo siciliano, sia per le attività di import-export a cui si dedica. E soprattutto in Brasile vi è Cristina, che già aveva conosciuto in alcuni viaggi precedenti, la donna che diventerà la futura compagna di una vita. Cristina de Almeida Vimaraes, 22 anni più giovane di lui, laureata in psicologia, figlia di un noto avvocato del cui studio Buscetta diventa ben presto socio, grazie a proventi di cui non spiegherà mai l'origine. Si fa chiamare Tommaso Roberto Felice, ha una nuova vita che lo appaga a San Paolo. Lontano dalle condanne definitive per la strage di Ciaculli e per lo strangolamento di due persone durante la prima guerra di mafia. Il cognome Felice è quello della madre e lo ha assunto dopo un viaggio in Paraguay presso un consolato di quel paese. Con la prima moglie Melchiorra i rapporti sono freddi da tempo. Dell'altra invece, Vera Girotti, nessuno sa più nulla, da quando lei ha versato i $40,000 per la cauzione. Buscetta fa la bella vita fino al 2 novembre del 1972, quando la polizia brasiliana arresta 7 persone per traffico di stupefacenti. Sono i francesi Christian David, François Canozzi, detto il Corso, Michel Nicoli e Claude Pastore, la modella brasiliana Elena Ferreira, un uomo d'affari brasiliano, Olmedo Almeida Guimarães, e Guglielmo Casalini. Quest'ultimo è l'uomo che aveva fatto entrare in Brasile Buscetta su richiesta di Carlo Zippo. La polizia brasiliana cerca anche Don Masino, che ritiene sia al vertice dell'organizzazione mafiosa siciliana in Brasile, che gestisce dietro attività di riciclaggio come locali notturni e società di servizi pubblici.
Secondo la polizia brasiliana, il quartiere generale di Buscetta è nell'isola Ilhabela, assai frequentata dai turisti, ed il gruppo di narcotrafficanti sarebbe abituato a riunirsi in lussuosi alberghi di Copacabana. La rete opera tra Brasile, Argentina ed Uruguay e spedisce forti quantitativi di eroina negli Stati Uniti. Alcuni messaggi intercettati dalla polizia dicono: «Mandate 50 camicie, misura 10,5», che significa 50 kg di eroina a $10,500 al chilo. Casalini e La Ferreira, in realtà, già erano stati arrestati dalla polizia ed avevano fatto intercettare, grazie alle loro rivelazioni, 60 kg di eroina all'inizio del mese precedente. David, invece, è un duro. Lo chiamano Le Beau Serge. È un ex agente segreto francese, divenuto poi falsario, trafficante e sicario in vari paesi del mondo. La nuova rete di stupefacenti in Brasile era nata dalle ceneri di alcune bande di marsigliesi duramente colpite in patria dalla polizia francese. Tre giorni dopo, il 5 novembre 72, viene data comunicazione ufficiale dalla polizia brasiliana dell'arresto di Tommaso Buscetta. A nulla è servita la copertura della società che gestiva 250 taxi, una catena di tavole calde ed una fabbrica che produce telai in alluminio. Il Rancho Alegre si trova a 500 km ad ovest di San Paolo. Al Rancho Alegre si recavano con regolarità Tommaso Buscetta e suo figlio Benedetto. Quest'ultimo, dall'arresto del padre, è scomparso e non si sa più nulla di lui. La polizia lo ricerca attivamente. Il padre gli aveva trovato un impiego di copertura nella ditta di consulenza aziendale Stai. Vi ha lavorato soltanto 4 giorni, chiedendo contemporaneamente la naturalizzazione brasiliana. Appena l'ha ottenuta, il giovane Buscetta ha lasciato il posto per assumere un ruolo importante nel traffico della droga, alle dirette dipendenze del padre. E nelle carceri brasiliane, Buscetta, che negherà sempre di aver trafficato in droga, verrà brutalmente seviziato, perché la polizia brasiliana vuole sapere tutto sulla Cosa Nostra in Brasile. Gli vengono strappate le unghie degli alluci, viene legato ad un palo sotto il sole e torturato con l'elettricità sui denti e nelle parti intime. E poi, visto che non parla, lo imbarcano su un aereo senza nemmeno bisogno dell'estradizione, che arriverà più tardi. Si torna in Italia. Di questa fase della vita di Buscetta rimane il mistero sulla scomparsa della seconda moglie, Vera Girotti, che in realtà aveva sposato sotto il falso nome di Manuel López Cadena. La donna scompare dopo aver versato i $40,000 per la cauzione che liberano Buscetta dalle celle americane. Don Masino sosterrà sempre che la Girotti se n'era andata per rifarsi una vita senza il suo cognome. La storia risulta poco credibile. E molti anni dopo, durante il maxi processo, Pippo Calò pronuncerà le seguenti parole, rivolgendosi a Buscetta: «Perché non chiami a testimoniare la tua moglie americana, Masino? Com'è che si chiama? Sì, quella che viveva con te a New York. Perché non viene a testimoniare, eh? Mi piacerebbe proprio vederla, ma verrà prima o poi, no?» Buscetta non rispose.